l'esperienza di decidere magari anche di percorrere un territorio che conosce molto bene, però comunque magari di farlo con una modalità lenta, e per cui tratto queste storie che comunque si collegano anche con quella che è una vita o un, diciamo così, una filosofia, un messaggio di sostenibilità. E su Radio Capodistria appunto cerchiamo questo, cerchiamo magari di invogliare chi ci ascolta a decidere di fare un percorso, di preparare lo zaino e andare a piedi, e di poterlo fare magari appunto anche in bicicletta, perché ovviamente poi non siamo noi a dirlo, però sono le statistiche, tutto quanto leggiamo, comunque decidere di fare un viaggio a piedi o fare un viaggio in bici fa essenzialmente bene, cioè fa bene a chi lo fa, fa bene comunque alla nostra salute, fa bene al territorio. E dopo comunque svariati anni che mi sto occupando di questo argomento, sto notando che per fortuna è una tendenza che cioè anche appunto viaggiare in questo modo sta quasi diventando una moda, cioè secondo me è anche una bellissima moda questa, che comunque insomma andrebbe assecondata. E fondamentalmente ci sono tanti dati, tante statistiche che ci dicono che anche qui in Friuli Venezia Giulia quelle due ciclovie conosciute che abbiamo, ma ci sono tantissime possibilità di andare in bicicletta, soprattutto negli ultimi anni hanno avuto degli incrementi e dei numeri molto buoni, perché gli ultimi dati che abbiamo riguardano il 2019, perché sappiamo che nel 2020 non abbiamo potuto viaggiare molto, non abbiamo potuto uscire molto da casa, e anche per quanto riguarda il 2021, semplicemente prendendo in esame la Parenzana, che è appunto questa bellissima ciclovia che si può percorrere in 2-3 giorni, che parte da Muggia e arriva a Parenzo, i dati hanno i dati certi, perché ovviamente sono molti di più le persone che poi fanno questo tipo di viaggio, però si parla comunque di 17.000 persone che hanno deciso di fare la Parenzana. Dando invece un'occhiata a quello che poi è invece una ciclovia molto più grande, conosciuta, che può essere l'Alpe Adria, che appunto da Salisburgo arriva fino a Grado, si è parlato di delle stime che si avvicinano a 150.000 viaggiatori, che comunque sono veramente dei dati molto importanti, anche per quelle che poi sono ovviamente le ripercussioni sul territorio, perché ci sono delle indagini che sono state fatte recentemente, si parla di un ciclo viaggiatore che in media può spendere una cifra che va dai 50 ai 70 euro al giorno, per cui tra quello che poi è il pernottamento, tra quello che comunque è il cibo, perché appunto questo tipo di turismo, un turismo che ad esempio vuole mangiare sano, vuole mangiare chilometro zero, vuole conoscere le culture anche dal punto di vista comunque di quello che poi è il cibo, la cucina tipica, per cui sono comunque dei dati molto buoni che riguardano comunque anche quella che è la nostra regione. Ecco, me per quanto riguarda personalmente mi è capitato di viaggiare sia sull'Alpe Adria che sulla Parenzana, di farlo comunque con i bambini, e quelle che comunque sono le difficoltà maggiori per me sono partire proprio da Trieste. Io abito in Via Giulia, voglio andare sulla ciclovia Alpe Adria, per cui c'è un bellissimo treno che ti porta fino a Tarvisio e dopo puoi riscendere e ritornare a Grado. Ecco, per me il problema è partire e arrivare sana e salva in stazione, perché solitamente noi viaggiamo con due bici, a volte anche due bici elettriche, due bambini di 6 anni e 2 anni, e il più piccolo viene portato nel carrello. Il più grande viene autonomamente in bicicletta, però a volte la sua bicicletta viene agganciata alla mia bicicletta, per cui diciamo il più grande, ok, viene giù con la bicicletta autonomamente, col carrello ovviamente insomma io mi metto dietro e cioè, vedendo le macchine mi viene sempre una certa ansia a percorrere comunque quel tratto. Poi arrivi in stazione e dici ok, sani e salvi, si parte. E stessa cosa invece, comunque il problema è la Parenzana, che è bellissima, c'è ovviamente il servizio del traghetto, però ovviamente insomma, è bello farlo una volta, caricare le bici, però sarebbe anche bello comunque poterla raggiungere autonomamente, poterci arrivare, anche perché poi vediamo insomma, poi ovviamente chi magari fa questo tipo di viaggi guarda le persone che comunque arrivano in città, quando vede dei cicloviaggiatori non, insomma, li notiamo, non possiamo non fermarci, magari chiedere dove stanno andando e tutto, e lì vediamo comunque
dispersi per le rive, che cercano anche loro un attimo di capire quello che potrebbe essere il modo per arrivare a Muggia. Per cui insomma queste sono insomma, problematiche comune della città, problematiche che riguardano sia il cicloturismo, che ovviamente insomma non è minimamente valorizzato, però tematiche che invece poi magari ci riguardano anche dal punto di vista di ciclo, come dire, di ciclisti urbani, quando vogliamo usare la bici per spostarci. E una cosa di cui si parlava proprio anche con la Giulia oggi al telefono, che ci sarebbe bisogno comunque di una sensibilizzazione che riguardi i ciclisti, cioè che riguardi, scusate, gli automobilisti, sia nei confronti dei ciclisti e sia nei confronti ovviamente di chi va a piedi, perché ovviamente a tutti noi quando andiamo in bicicletta ci capitano sempre tantissime situazioni, da la macchina che ci taglia la strada, la macchina che non ci dà la precedenza durante la rotonda, la macchina in seconda fila che comunque ci costringe ad andare in mezzo alla strada e poi far arrabbiare l'automobilista che arriva, tutta una serie di situazioni che ovviamente ci rendono questi piccoli spostamenti a volte anche stressanti, perché ovviamente insomma chi sposa la casa della bicicletta vuole potersi spostare liberamente in bicicletta, ovviamente per motivi, perché la bicicletta comunque fa bene, perché comunque prendere un'auto per piccoli spostamenti di 2 chilometri a volte assurdo, e più il tempo che uno impiega ovviamente a parcheggiare, per tutta una serie di cose. Per cui insomma speriamo che ad esempio anche Trieste ci possa dare un po' una mano da questo punto di vista. Sì, hai toccato tantissimi temi, appunto uno dei principali è la questione della sicurezza, che da un sondaggio fatto da SVG è il principale motivo per cui la gente non pedala a Trieste. Non sono le salite, anche perché appunto con ormai le bici a pedalata assistita hanno avuto un'evoluzione per le quali ormai non è più un problema. Il costo costerà comunque sempre meno di un motorino, e bisogna anche considerare i costi fissi che si mette su un mezzo motore annualmente, che invece nel caso della bici non ci sono, se ci sono sono estremamente ridotti, quindi diciamo che la bici è un investimento anche economicamente vantaggioso. E l'elettricità costa pur sempre meno della benzina in questi momenti, lo stiamo vedendo molto, ma ci sono anche ovviamente delle ragioni morali, etiche e anche di benessere fisico per il quale usare la bici anche in città, anche per brevi spostamenti, è assolutamente un vantaggio, e lo è anche a Trieste. E noi peraltro, appunto parlando di un mix tra mobilità urbana e cicloviaggi, quando abbiamo fatto il viaggio durante la campagna elettorale andando da Trieste a Torino, ci siamo fermati a un tour operator a Vicenza, che è un tour operator molto grosso, adesso non mi ricordo il volume d'affari esattamente, il numero, però si parla di diversi, insomma di un 20 milioni, sì, può essere sui 20 milioni di euro all'anno come solo da quel tour operator. E questa è una cosa che sta funzionando tantissimo proprio a livello economico, perché appunto un cicloturista spende tanto sul territorio, spende in modo diffuso, spende in modo spesso molto intelligente. E anche diciamo buono per il territorio in sé. E loro ci mostravano le mappe che hanno di Trieste, cioè del Friuli Venezia Giulia, di Trieste, della Parenzana, e praticamente hanno delle mappe in cui c'è un codice colore per segnalare le strade sicure e quelle non sicure, e c'è tutto questo Friuli in verde e dopo arriva la striscia rossa della strada costiera, tipo no, non passate quella soglia, non osate neppure. E questa è una perdita per la città tutta, ed è un peccato, quindi sia per chi pedala quotidianamente per andare al lavoro, per portare magari i bambini a scuola, perché ecco, sfatiamo la prima di quelle risposte: non è vero che se hai dei figli non puoi più andare in bici, però sarebbe bello andare senza rischiare la loro morte. Esattamente. Ed è un peccato anche proprio in termini economici per tante attività del territorio, che non dovrebbe, secondo noi, vivere di solo crociere. Ecco, c'è anche questo punto qua. Sì, è vero, poi dopo non si sa neanche effettivamente quelli che poi sono i dati stimati di una crociera, di quello che poi porta all'interno di una città, magari rispetto a quello che poi è il turismo e i cicloviaggiatori, che comunque cioè ovviamente io mi sento in parte di questa categoria, però ho fatto sempre dei piccoli viaggi perché viaggio con i bambini, no? Però fondamentalmente magari questo tipo di turismo è un turismo comunque educato, secondo me comunque gentile, fatto di persone
persone che comunque sposano la causa dell'ambiente, la conoscenza comunque dell'ambiente. Ecco, io come dire, spostandomi su quello che poi è il ciclismo urbano, mi rendo conto che ho buttato tantissima carne al fuoco. Ecco, noi abbiamo fatto proprio la scelta di rimanere con una macchina in meno e sostituirla con due bici elettriche, per cui io effettivamente la bicicletta, cioè la macchina, la uso soltanto per andare a lavorare, perché lavorando a Capodistria non ci sono dei collegamenti veramente. Sì, cioè impieghi, no, c'è la corriera un'ora e mezza e non puoi sempre, bello in corriera, ti leggi la rivista, senti la musica, però non è fattibile, diciamo, fondamentalmente, per cui è comunque un minimo, ci vuole molta organizzazione comunque per due bambini, un'unica macchina, però c'è, cioè, il fattore economico, cioè avere una macchina in meno, cioè sono diverse migliaia di euro in un anno che comunque risparmi, cioè per cui diciamo all'investimento ci ritorni in un anno, ecco, e fondamentalmente appunto richiede tanta organizzazione, perché c'è sempre la giornata in cui piove, il momento in cui l'auto comunque serve a entrambe le persone, però è una scelta che comunque è fattibile. E mentre magari anni fa capitava comunque di vedere pochissime biciclette a Trieste, pochi che la usavano comunque potevano sembrare veramente dei pionieri, io credo che in modo particolare proprio forse nel 2020, anche con il bonus che c'è stato per la mobilità, abitando in Via Giulia adesso è tutto un passaggio comunque di biciclette, le biciclette, i bike sono veramente tantissime, però va ovviamente anche, come dire, creata un po' di sensibilizzazione anche nei confronti delle bike, per il semplice fatto che comunque chi la usa, cioè quante volte ti capita che tu stai scendendo per cioè le persone non si rendono conto della velocità, che comunque magari va un po' più veloce, ti aprono la porta mentre tu stai passando, o tante volte capita di essere in piccole stradine dove la macchina che c'è dietro di te non ti può superare, tu stai anche andando veloce, però ovviamente iniziano a suonarti perché vorrebbero che tu ti fermassi, e invece si dovrebbe partire da una regola che comunque è molto semplice, che è la strada è di tutti, perché la strada non è solo delle automobili, la strada è anche dei ciclisti ed è anche dei pedoni, e questa cosa si dovrebbe sapere. Sì, una delle cose tipiche ad esempio è che quando ci fermiamo sulle strisce a far passare un pedone, l'auto a fianco sorpassa, rischiando ovviamente di investire il pedone che dice: ah guarda, si è fermato, passo. Quindi questo ad esempio il tutto il discorso sulle bici sono pericolose o le bici sono indisciplinate, spesso diciamo anche questo è un luogo comune molto, molto gonfiato anche dal non mettersi nei panni dell'altra persona spesso. E sulla questione sicurezza, noi appunto adesso con il bilancio abbiamo già proposto con gli emendamenti al bilancio, ma riproporremo adesso con l'avanzo libero le bike lane, che sono appunto delle corsie ciclabili che sono permettono la convivenza tra auto e bici senza andare a intaccare i parcheggi, che sembrano più sacri di qualunque cosa in questa città, quindi diciamo che creano meno conflitti tra utenti dell'automobile privata e ciclisti, ma comunque sono dimostrate come uno strumento per migliorare la sicurezza dei ciclisti, perché comunque danno riconoscibilità a qualcuno che ha il diritto di stare lì, perché per ora sembra che le bici non abbiano il diritto di usare la stessa strada delle auto, no? E quindi anche solo dipingere una striscia per terra, anche se è tratteggiata, anche se basta che sia appunto continua e riconoscibile, dà diciamo il diritto, una dignità alla bici come mezzo di trasporto, e quindi secondo noi questo è fondamentale. Un'altra cosa che abbiamo fatto, che ci sarà il 1 agosto, e richiedere una commissione invitando chi se ne è occupato della regione Friuli Venezia Giulia, proprio per vedere invece il progetto della ciclovia Venezia Lignano Trieste, che se realizzata bene sarà effettivamente una cosa veramente veramente bella, e se realizzata bene, perché appunto c'è un grande punto di domanda su come verrà realizzato il passaggio proprio qua a Trieste, che è un nodo estremamente critico, e quindi facciamo questa commissione proprio per capire che intenzioni hanno e per cercare di parare il colpo prima, cioè, sostanzialmente di
contribuire a migliorare il progetto prima che lo stesso venga realizzato, perché sappiamo che è molto più difficile bloccare qualcosa che è già avviato rispetto a migliorarlo prima, che è un po' quello che purtroppo invece sta succedendo con la ciclabile di Barcola, che per chi c'è passato in questo periodo è soggetta a un importante intervento, che adesso sarà completamente promiscua ciclopedonale, quindi senza più la linea in mezzo, e bidirezionale, senza però andare a intaccare i problemi che ci sono. E una cosa mi permetto anche di dire, che anche l'amministrazione non considera le bici come un mezzo di trasporto dignitoso, quindi non solo gli automobilisti, perché se quando c'è un intervento su una strada dove passano le automobili ci sono messaggi sul Telegram del comune, annunci sui disagi creati al traffico, chiudono l'unica praticamente ciclabile utilizzata, lo fanno in luglio, che anche questo, se posso dire, che peraltro sono anche imbestialiti gli automobilisti, perché hanno tolto anche la fila di parcheggi dove devono fare i lavori, quindi vabbè, le tempistiche sono anche quelle geniali, e non c'è stata nessuna comunicazione a riguardo, non c'è un cartello prima che ti consente di uscire, tu non sai a che livello io lavoro proprio là, quindi in questi giorni io provavo a usare la ciclabile, ma a un certo punto ti compare la transenna davanti, non c'è una via d'uscita perché al lato ci sono le auto parcheggiate, tecnicamente non potresti neanche tornare indietro perché è a senso unico, quindi dovresti scendere e spingere, e quindi c'è un'attenzione anche da parte dell'amministrazione alla bici come mezzo di trasporto, dovrebbe essere il minimo, veramente il minimo, quindi le stesse attenzioni che si usano a un'auto dovrebbero essere molto di più per la bici, che è comunque un mezzo vulnerabile e che dovrebbe avere maggiori tutele. Beh, questo è vero, e poi sì, soprattutto, vabbè, c'è un certo immobilismo, non lo so, un esempio che mi ha sempre un po' lasciato perplesso è stato quello che è stato l'atteggiamento nei confronti della ciclabile dei Campi Elisi, che effettivamente presenta presenta delle difficoltà, però intanto comunque è stata finalmente, diciamo così, realizzata e migliorabile, tutto quello che vuoi, però ci sono tante altre ciclabili che presentano delle perplessità che possono essere simile a quella, che però intanto sono state fatte, perché anche se tu appunto la Parenzana è sempre stata molto lodata, però anche la Parenzana presenta un attraversamento, se non mi sbaglio, nei pressi di Scofie, che potrebbe, come dire, avere delle difficoltà come quello dei Campi Elisi, però intanto comunque è importante che ci sia, che comunque ci sia la voglia di farla, poi dopo può essere migliorabile. L'Istria fondamentalmente è percorribile tutta con ciclabili che non sono delle bellissime ciclabili. Ecco, ad esempio la Parenzana, per poterla percorrere hai il tratto della Croazia, che bisogna avere una mountain bike e bisogna essere molto allenati. Ecco, noi abbiamo delle city bike, anche a pedalata assistita, fatte con i bambini non è sempre facile, e studiando il percorso abbiamo scoperto che la si può raggiungere tranquillamente Parenzo semplicemente costa, andando per la costa e andando dentro i campeggi, cioè arrivi tranquillamente a Parenzo in sicurezza, e comunque tutte le ciclabili che ci sono non sono delle ciclabili perfette, ci sono comunque dei buchi, certe parti devono ancora essere realizzabili, però c'è la volontà. Qualcuno dice sì, sera fanno una ciclabile semplicemente facendo una riga bianca e quella è la ciclabile, e non sarebbe proprio così, però fondamentalmente c'è questa volontà, e comunque insomma ci sono, e lì se la puoi fare tutta in bicicletta, e invece qua appunto anche andare a Barcola, dicevamo, presenta tutte queste difficoltà, per cui l'importante è avere che ci sia comunque una volontà, no? Poi c'è una cosa che mi è sempre sembrata un po' strana dell'Italia, confrontandomi anche con altri paesi, che le ciclabili, andare in bicicletta, sembra sempre che siano comunque delle scelte politiche, che dietro ci sia la politica, cioè invece poi fondamentalmente andare in bicicletta credo che sia una cosa che sia fondamentalmente anche sganciata da questa cosa, che non debba, cioè, comunque prendere cioè, questo tipo di valore, che poi fondamentalmente non credo che ce l'abbia, perché poi alla fin fine avere delle città che sono più vivibili è comunque un bene fondamentalmente di tutti, andare in bicicletta in sicurezza, comunque andare in bicicletta fa bene, è comunque insomma una popolazione che comunque è sana, è un valore aggiunto per quello che possa essere comunque anche un'amministrazione.
Una cosa vorrei ancora dire che riguarda magari le macchine, che stando comunque a delle ricerche pare che l'Italia sia il paese dove c'è la percentuale più alta di macchine all'interno della famiglia, cioè, rispetto ad esempio a paesi come la Francia o Germania o altri posti dove magari la macchina può anche essere semplicemente condivisa. Però la cosa che è fondamentalmente strana e che mi sembra un paradosso è il fatto che tutte queste macchine fondamentalmente non vengono neanche usate, cioè comunque vengono lasciate parcheggiate sulle strade, per cui non vengono utilizzate e occupano comunque tantissimo di quello che poi è il nostro spazio pubblico, che appunto ci impedisce magari di avere uno spazio per mettere una sedia, per andare in bicicletta, e comunque tutto questo è un paradosso. Sì, ritorniamo a quello che si diceva prima, cioè che è necessario un cambio di modello. Non bisogna demonizzare l'auto, come abbiamo sentito non bisogna demonizzare l'idrogeno, e come abbiamo sentito non bisogna appunto demonizzare né le auto elettriche né però c'è bisogno di un cambio di modello, nel senso che ci vogliono meno auto, e questo farà bene a tutti, e il residuale dovrebbero essere preferibilmente elettriche, quindi sicuramente questo cambio. E nel frattempo avete visto arrivare anche delle bici, che per sfatare la domanda iniziale, quella si può andare in bici avendo dei bambini, ed è arrivato appunto, che adesso sono a giocare immagino, ed è arrivata appunto la tua compagna con i vostri bimbi, quindi eccoli, scusate, vi cercavo di là, e è arrivato anche Federico con Blu, che invece è compagno dei nostri viaggi in bici. Quindi sfatiamo, allora, si può andare in bici a Trieste? Sì. Si può andare in bici se si ha dei bimbi? Sì. Si può andare in bici con un cane? Sì. Lavoriamo entrambe, quindi penso che si può andare in bici anche se si lavora.